Live Social. Buonasera amici di Live Social, siamo qua in compagnia di Alessandro Quargenta, che è il titolare di Casa del Modellismo. Ciao Alessandro, tutto Ciao bene? Ciao Veronica, buonasera a tutti. Allora, noi questa sera parleremo della tua attività, quindi parliamo di modellismo, una cosa che subito appassiona tanti che hanno questo hobby, sì. Ma in generale è sempre una cosa molto curiosa. Tu ti occupi di modellismo radiocomandato, giusto? Sì. Vai, parlaci un po' della tua attività intanto. Sì, principalmente modellismo radiocomandato, nel senso che appunto sono dei modelli che vengono utilizzati con un radiocomando. E si tratta di automodelli, aerei, elicotteri, droni. Il mondo dei veicoli. Il mondo dei veicoli, del trasporto. Esatto, sì, sì, sì. E noi ci siamo già fatti una piccola chiacchierata prima. Mi dicevi che tra l'altro, giustamente, tu hai questa attività da un sacco di anni. Sì, attività di famiglia. Anni, sì, è vero. E l'attività l'ha aperta addirittura mio nonno. Io sono la terza generazione che la porta avanti. E tu il negozio da 20 anni, sì, comunque, sì, già. Sì, io dal 2000 che sono subentrato, diciamo, ai miei genitori. Io sono curiosa, però voglio sapere anche in questi 60 anni, ovviamente magari tu l'avrai vissuto attraverso i racconti del papà, certo, e del nonno, certo, ma insomma i clienti anche dell'epoca. Certo. Sì. E poi 20 anni di esperienza li hai anche tu. Come sono cambiati? Cioè, sai, quelle domande anche particolari. È cambiato molto, sì. Cosa si vendeva di più prima, cosa adesso? Diciamo che modellismo appunto in generale c'è da tantissimi anni, appassiona molte persone, che riguarda la tecnica, la messa a punto e l'uso, anche il divertimento proprio dei modelli. Negli ultimi anni sicuramente con l'avvento dei motori elettrici, nuove tecnologie, batterie lipo, più perché leggere, prima erano a scoppio, vero? Prima erano, sì, prevalentemente esclusivamente a scoppio, dei motori particolari con un combustibile particolare. Sono arrivati anche i droni, poi sono arrivati anche i droni, quello negli ultimi anni. Adesso hanno avuto uno sviluppo enorme, vengono usati in tantissime cose, non solo il modellismo strettamente per il divertimento, ma anche per lavoro, soprattutto sì, per lavoro, ecco. Infatti mi immagino sono comunque due mondi un po' diversi. Esatto, mi immagino proprio due prodotti diversi. Sì, sì, uno sì, è quello sì, del sì, collezionismo, anche in qualche sì, modo del sì, hobby particolare, l'hobby, la riproduzione, perché quando pensiamo agli aerei comunque ci sono aerei che riproducono appunto modelli della Seconda Guerra Mondiale, piuttosto che aerei a turbina. Ci sono aerei con dei motori a turbina in miniatura, esattamente come quelli veri. Poi gli automodelli, ci sono varie categorie, quelli da fuoristrada, quelli d'asfalto, da strada, quindi con le piste dedicate, e ci sono anche le competizioni proprio a livello regionale, italiano, europeo, mondiale. Cioè, ci sono le gare esattamente come negli sport motoristici in generale. Chiaramente un mondo più piccolino, con meno soldi, insomma, eccolo, quindi è una cosa più semplice. Però comunque, è un hobby in cui ci si investe, insomma, non è proprio il bambino di 4 anni che vuole la macchinina, insomma, è un altro mondo. Come dicevo prima, ci sono sicuramente, ben vengono i ragazzini, chiaramente, però devono sempre essere un po' aiutati dai genitori, perché comunque un po' per il costo dei prodotti e anche, diciamo, la pericolosità anche che possono avere, perché comunque gli aeromodelli possono avere anche essere da 2-3 metri d'apertura all'aria, pesare diversi chili, cioè no, serio? Non, okay, non sono dei giocattoli, ecco, come dicevo, non sono proprio dei giocattoli. Quindi il genitore, se è appassionato anche lui col figlio, anzi è una bella cosa anche da si inizia da un percorso insieme, sì, non è raro che il bambino guida magari la macchinina, il papà fa il meccanico, semplicemente mette a punto la macchinina e gli fa da meccanico. E a proposito di meccanico, voi fornite anche l'assistenza? Sì, sì, sicuramente, quello ci tengo a dirlo, quello in particolare, perché il nostro non è solo la vendita, chiaramente quella è una cosa importante, però l'assistenza, noi riceviamo diverse mail, messaggi anche dai social, comunque dal nostro sito, proprio di clienti che magari ti chiedono informazioni, chiedono suggerimenti e anche per la messa a punto delle macchine o degli aerei, degli elicotteri, dei prodotti che appunto vendiamo, anche se non li abbiamo venduti noi comunque, certo, forniamo assistenza a chiunque si voglia contattare. E innanzitutto diamo anche dei contatti, così rimaniamo sì, subito nel tema. Allora, via telefono vi troviamo al 338 2099 303. L'indirizzo, voi siete a Montaldo d'Ora, provincia sì, di Torino, Montaldo in via d'Ora, Ivrea 34, Montaldo d'Ora, scusa, sì. Sito www.casadelmodellismo.com, Facebook Casa del Modellismo, e anche su Instagram siete Casa del Modellismo, mentre via mail info chiocciola
casadelmodellismo.com. Non ci si può sbagliare. E avete la vendita online anche. Sì, 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 assolutamente. Quella è, come dicevo prima, è una cosa che ormai è fondamentale. Perfetto, Alessandro, io ti ringrazio di essere stato qua con noi. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Ma penso che abbiamo detto tutto, insomma, per qualsiasi cosa contattateci e vi potremo aiutare, insomma. Grazie. Grazie mille. Live Social.